return. All the space can't fly into planetary goodbye songs. Say the space of Jiva. Oh, you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. This is the return. Onorevole Giachetti, grazie. Grazie. Benvenuto a Ci Vediamo a Via Veneto. Lei è deputato di Italia Viva, componente della Commissione Politiche dell'Unione Europea. Non è a caso qui, quindi, perché insomma in questa fase è importante avere un suo punto di vista. Veniamo subito a... Lei ritiene che in questo momento sia stato fatto tutto il possibile per far ripartire questo Paese? No, non penso che sia stato fatto tutto il possibile, penso che purtroppo c'è stata tanta confusione sia nella prima fase sia nelle indicazioni che riguardano la seconda fase. Pensiamo soltanto al fatto che questa seconda fase doveva partire con due piedistalli che erano l'app ed erano i test di massa. Ci abbiamo l'app bloccata per problemi di privacy e i test di massa che non è partita la gara oggi. Quindi diciamo purtroppo c'è un po' di approssimazione, in parte figlia del fatto che ci è arrivata addosso una cosa che non immaginavamo, in parte anche figlia del fatto che non siamo stati particolarmente preparati. Speriamo che questa cosa si risolva nei prossimi giorni perché ovviamente c'è bisogno di ripartire. Allora, c'è molta gente che ha fiducia in Italia Viva e di recente Matteo Renzi ha detto: sono un mediano di spinta, no? Sto in mezzo al campo e tiro qualche pedata ogni tanto. Voi ritenete, insomma, gli italiani si aspettano qualcosa, questo è indubbio, in questa fase magari un'alzata di testa, anche per ridurre questa crisi economica, questo disastro economico causato dall'emergenza pandemica. Italia Viva cosa propone? Ma noi abbiamo proposto fin dall'inizio innanzitutto che ci siano delle regole certe. Il problema è che nel riaprire noi abbiamo sicuramente esigenze diverse a seconda delle categorie che ci troviamo di fronte. E però tutti hanno bisogno di regole certe per poi riorganizzare la propria ripartenza. Diversamente stanno tutti fermi e noi non moriremo di pandemia, ma moriremo di carestia, perché questo, ovviamente, capisci? Questo è il problema. E allora quello che noi abbiamo fatto, adesso non so se mediano di spinta o qualunque altra cosa, noi abbiamo cercato di dare delle idee per ripartire. Noi siamo stati i primi a dire: guardate che con regole fisse, così come con regole fisse si andava al supermercato perché erano beni essenziali, le regole fisse se si danno per andare nei luoghi di culto a messa piuttosto che a fare altre cose, o se si danno per i ristoranti, per i bar, per... poi dobbiamo più affidarci anche alla capacità e alla fantasia delle persone e alla responsabilità che ormai questo paese ha dimostrato, perché in questi due mesi, al di là del fatto che si evidenziano la infinitesima parte di scemi che non sono state le regole, 10.000, 15.000 persone, ma ci sono 60 milioni di persone che hanno rispettato le regole in modo... Quindi il paese è un paese maturo che non ha bisogno di un paternalismo spinto, ma ha bisogno di regole in funzione delle quali riorganizzare la propria ripartenza, che è la ripartenza del paese, non delle singole attività. Oltre che delle singole attività è anche la ripartenza del paese. Quindi noi abbiamo detto fin dall'inizio che bisognava anticipare con tutte le norme di sicurezza le riaperture per evitare che l'economia di questo paese, i settori produttivi di questo paese arrivassero a un punto che non ce la facevano più a rialzarsi neanche facendo tutte le fatiche del mondo. E lei che fa parte della maggioranza, come mai non si è riflettuto su questo? Ci sono esempi come la Germania. Voglio dire, evitare chiusure e disoccupazione. Lei pensa che almeno questa forza di bilancio preveda qualcosa che dia respiro? Ma io, diciamo, il fatto che lei prende ad esempio paesi nei quali con percentuali non molto diverse dalle nostre, sono fatte le scuole sono riaperte, esatto. In Germania molte attività sono state riaperte. È chiaro che noi dobbiamo sapere che con questo virus ci dovremo convivere, quindi noi possiamo ridurre e dobbiamo ridurre al massimo i rischi con tutte le misure che ci vengono date, ma non possiamo pensare che per non avere rischi noi stiamo fermi per altri, ma non dico mesi, per altri 15 giorni, perché ovviamente crolla tutto. Quindi io penso e mi auguro che intanto ci siano soldi, incentivi che vengono dati e che però arrivino, perché il problema che abbiamo avuto fino adesso, per esempio, è che dalla cassa integrazione ai bonus che sono stati dati alle partite IVA e ai
e agli autonomi purtroppo sono soldi, sono stati stanziati ma sono arrivati in grande ritardo e non a tutti, non parliamo poi delle aziende. A molti non sono le garanzie, il problema che il cortocircuito che c'è stato con le banche, nonostante tutto, dimostra che quello, per esempio, che dicevamo noi, che bisogna dare soldi a fondo perduto piuttosto che dare garanzie dello Stato, perché il fondo perduto consente alle banche molta più agilità. Insomma, noi ogni tanto dobbiamo fare la figura di quelli che dicono le cose, nessuno ci fila, poi dopo ci si rende conto che abbiamo detto delle cose giuste. Questa seconda fase, se non migliora anche in questi aspetti, significa che mette veramente in ginocchio il paese. Quindi io mi auguro che le misure siano quelle giuste. Per esempio, io penso che noi dobbiamo spingere molto sul piano shock che abbiamo proposto, che è quello sulle infrastrutture. Dobbiamo utilizzare i fondi del MES che non hanno condizioni per sanare il gap che c'è, per esempio, tra il sistema della sanità al nord rispetto al sud. Però bisogna muoversi rapidamente facendo le scelte giuste, possibilmente con meno tentennamenti di quanti ne abbiamo avuti fino ad oggi. E un po' di respiro sotto il profilo della burocrazia, cioè questa burocrazia che continua nonostante siamo in una fase, come dire, smart working, però... Sì, ma la burocrazia è una parola che viene usata quando si deve dire tutto e dire nulla, perché la burocrazia è tutto e niente, siamo io e tutti quanti, cioè il problema è che noi dobbiamo individuare, rispetto ai problemi che ha questo paese, evidentemente nella trafila amministrativa, burocratica, quali possono essere le soluzioni. Noi l'abbiamo indicata, noi per esempio abbiamo detto che per quanto riguarda tutto il sistema delle opere pubbliche dobbiamo usare il metodo che abbiamo usato in Liguria con Genova, il ponte di Genova. Quel ponte, se fosse... Stanno recependo? Non lo so, spero di sì, ho visto che qualcosa viene preso, ma quel ponte, se avessimo aspettato i tempi normali delle opere in Italia, l'avremmo realizzato forse tra 15 anni, e forse da 15 anni avremmo messo solo qualche pilone, non tutto il ponte. In 2 anni si apre il ponte, perché? Perché c'era un commissario che aveva la possibilità di aggirare da una parte e bypassare tutta una serie di legami, di intoppi che ci sono nella macchina amministrativa e procedere con tutti i crismi del rispetto, rispetto alla corruzione, rispetto alla criminalità, dove ci sono enti che devono vigilare su questo, ma al momento non mi pare che sia uscito fuori nulla su Genova. Abbiamo il ponte in 2 anni, perché, e la stessa cosa di fatto è stata fatta col viadotto che è caduto vicino a Massa Carrara, perché è stato nominato commissario il presidente della regione. Ormai è chiaro che la strada è quella, e quella al momento è l'unica strada. Se noi pensiamo che disboschiamo il nostro sistema normativo in 15 giorni, stiamo pigliando in giro tutti. Siamo nel cuore di Roma, io qualche domanda su Roma gliela devo fare, anche perché lei, insomma, è romano, quindi come può una città come Roma, il centro storico è il centro e fulcro del turismo mondiale, che attende forse soltanto, no, di ricominciare a vivere. Ma secondo lei è possibile, per queste attività storiche, siamo alle spalle dell'Harris Bar, ci stanno tanti alberghi, è possibile ripartire adesso o è... Io penso che si deve ripartire adesso. Dobbiamo sapere che ripartendo adesso già purtroppo una parte di esercenti, di proprietari sono già in ginocchio. Io non so se quanti ce la faranno. Dobbiamo sbrigarci per fare in modo che comunque quelli che ce la possono fare ce la facciano, e dobbiamo farlo con iniziative che sono mirate, differenziate da settore a settore, ma mirate. Noi stiamo qui a un bar, quindi è tutto evidente che con questo virus noi ci dovremo convivere, che il tema del distanziamento sociale ce lo abbiamo, che il tema delle mascherine, che il tema di tutto quello... Chiarito che queste cose ce le porteremo avanti per 2 anni, dobbiamo dare la possibilità a chi opera di organizzarsi e di ricominciare riorganizzandosi. Per esempio, le faccio un esempio, è chiaro che avremo meno spazio all'interno dei locali. Però... e perché evidentemente quindi questo comporterà anche una minore entrata, perché è del tutto evidente. Cosa possiamo fare? Noi abbiamo la fortuna in un paese come il nostro che da praticamente a maggio fino a novembre possiamo stare fuori. È chiaro che dobbiamo incentivare e aumentare gli spazi all'esterno, perché questo può consentire di compensare quelli che perdi all'interno. Per fare questo devi fare una cosa molto... dicendo, quello che devi fare è per esempio abolire, sospendere la tassa di occupazione solo pubblico, perché se tu aumenti lo spazio che si può usare fuori e poi fai pagare il commerciante, è tutto evidente che stai facendo un controsenso. Però ci sono tante cose che si possono fare. È chiaro che gli imprenditori devono mettere in cantiere, che devono riorganizzare, perché non sarà più come prima, almeno per un lungo periodo, e quindi devono investire anche in questo. Ma lo Stato, le amministrazioni locali devono incentivare e aiutare questa riconversione, se no è ovvio che non riaprirà nessuno. Come l'avevo già detto, siete molto seguiti sotto il profilo della speranza, no? In Italia Viva.
alzerete la voce anche su una pianificazione un po' più certa, nel senso c'è bisogno veramente però di una guida, aprire subito. Noi, oltre che alzare la voce, dal governo stiamo anche cercando di fare tante cose. Io le dico per esempio il tema della regolarizzazione degli irregolari, che non riguarda soltanto il campo dell'agricoltura, ma riguarda anche quello per esempio delle colf e badanti e tanti campi che riguardano pure attività legate al commercio. È una cosa sulla quale noi stiamo facendo una battaglia dura dentro il governo. Poi però le cose di cui le ho parlato, per esempio il tema dell'occupazione di suolo pubblico, non dipende dal governo centrale, dipende dall'amministrazione comunale, dove noi ovviamente siamo all'opposizione. Ma noi daremo tutte, diciamo, la spinta che possiamo dare per cercare di fare queste cose. Queste come altre, io il tema dei parrucchieri, degli estetisti, quelli erano obiettivamente dei lavori che già per loro avevano bisogno di misure molto attente in termini di contenimento su igiene e compagnia bella. Si può andare per appuntamento e già in alcuni casi ci si andava. Quindi io quello che dico è che quando il governo, lo Stato, ha dato dei criteri di massima, poi molto deve essere affidato all'interesse di ciascuno, che non è quello di far star male le persone, è quello di lavorare in sicurezza per se stesso e per gli altri. Lasciamo anche un po' all'inventiva, alla fantasia e alla responsabilità dei singoli, perché se lo Stato intende regolare tutto, anche i millimetri di un'attività, è chiaro che non ne usciremo mai vivi. C'è confusione, sempre più confusione. Allora, molti hanno fiducia nella sua persona, ama Roma, ama il calcio, la famiglia, nella scala dei valori, lo devo chiedere, perché anche una persona a lei vicina, il prefetto Tagliente, si è espresso in questo ed è stato ospite spesso da noi, nella scala dei valori viene prima la salute o il lavoro. Bisogna aprire tutto, chiudere tutto o fare che? Allora, parlo da quest'ultima. Aprire tutto non può essere la contrapposizione a chiudere tutto, ma nessuno ha detto mai aprire tutto. Noi abbiamo detto per esempio che non possiamo pensare che regioni dove da giorni non c'è la crescita del virus, sono diminuite e addirittura in quei casi sparite le morti, le paragoniamo e organizziamo le riaperture esattamente come accade dove ancora il virus è in espansione e ci sono un sacco di morti. Cioè ci vuole anche l'intelligenza di capire che, fissate sempre con le norme di sicurezza, noi dobbiamo differenziare da situazione a situazione, uno. Due, dobbiamo attrezzarci perché sappiamo che comunque si possono ricreare dei focolai e non dobbiamo essere impreparati come prima. Per esempio l'idea, utilizzando per esempio i fondi del MES, di costruire o di realizzare almeno in ogni regione un ospedale Covid che consenta, appena riscoppia un focolaio, non di quello che è successo prima, che la gente andava nel pronto soccorso. Siamo organizzati. Sì, ma noi no, qui c'è per esempio il tema del Forlanini. Io ritorno perché penso che il Forlanini è un ospedale che lasciamo perdere perché è stato chiuso, ma siccome adesso viviamo in un altro mondo e ci aspetta un altro mondo, quella è una struttura straordinaria per cui vale la pena investire per rimetterlo in funzione e farlo diventare l'eccellenza che era. Sto facendo degli esempi, quindi ci sono tante cose che si possono fare e che si devono fare. Il problema è che ci vuole anche la volontà per farla. Per quanto riguarda i due temi, per me non sono separati. Cioè io non riesco a dividere uno sopra e uno sotto, perché quando non c'è il lavoro, quando non c'è il lavoro è un problema di salute, anche di salute mentale, perché il lavoro non è solo soldi, è dignità delle persone. E quando ovviamente non c'è la salute... Forse però questo non è ben compreso. Ecco perché... C'è la percezione... questa in questo momento. Ma io penso che purtroppo abbia prevalso in tutto questo periodo da parte del governo, soprattutto, ma poi non è solo il governo, perché poi i presidenti di regione, cioè noi abbiamo dato anche purtroppo uno spettacolo non particolarmente edificante per la nostra distribuzione del potere e la capacità di governare il paese attraverso le sue articolazioni, però c'è stata troppa paura. E il punto qual è? Perché se noi avessimo potuto pensare che questa roba finisse domani, uno dice vabbè, faccio un sacrificio subito, ma siccome noi questa roba ce la troveremo per due anni, i nostri comportamenti, che non potranno essere lockdown per tutta la vita, dovranno uniformarsi a dei criteri per ridurre al massimo il rischio. Ragionare stando fermi pensando che questo rischio sparirà da qui a una settimana o a tre mesi è un assurdo e ci fa perdere il tempo che c'è necessario per organizzarci convivendoci e riducendo al minimo il rischio, sapendo che il rischio può tornare. D'altra parte lo vediamo in Germania adesso si riapre la polemica, siamo arrivati all'uno del famoso, però è del tutto evidente che avendo riaperto, è vero che loro hanno l'uno, lo sapranno contenere con l'organizzazione sanitaria che c'hanno, ma intanto c'hanno il tessuto produttivo che è ripartito e che peraltro toglie anche spazi a noi. Questo è l'altro problema che noi abbiamo. Poi non parliamo di queste cose, ma il turismo in questo paese
è uno degli asset fondamentali. E quindi è del tutto evidente che tu già ci avrai la contrazione di arrivi che ti arriveranno dall'estero, ma almeno per quanto riguarda il nostro paese, pensi soltanto cosa vuol dire riorganizzare il mare, le spiagge e compagnia bella. Devi dare la possibilità agli operatori di organizzarsi, devi indicargli quali sono i criteri di sicurezza. Mi chiede che non sanno ancora cosa fare. Ma no, poi tra l'altro siamo in una situazione ridicola, perché ci sono alcuni posti dove c'hai una spiaggia che passa da una città all'altra, in una parte della, dove c'è una città è organizzata in un determinato modo, già si può andare al mare, ha superato il confine di quella città, non ci puoi più andare. Che sono delle cose assurde. Ovviamente. Come tra passeggiate e attività motorie che... Sì, beh, pure passiamo parliamo degli affetti stabili. I congiunti. C'è l'assurdità che io posso andare a trovare un cugino di sesto grado che non ho mai visto in vita mia, non posso andare a trovare un amico o un'amica con la quale... Sei cresciuto, insomma. Al fine di rilanciare gli investimenti, si è pensato anche a dare un po' di respiro ai privati, nel senso iniziare a rimuovere qualche vincolo per dare un po' di per incoraggiare i cittadini che hanno dei risparmi da parte, investirli per dare occupazione. Allora, il risparmio privato i cittadini lo investono se hanno delle garanzie, cioè, ma le garanzie per me non sono solo economiche, cioè se sanno che quei soldi che investono sono effettivamente per far fare un salto di qualità al paese e non per ritrovarsi magari a marcia indietro perché la famosa burocrazia, perché le cose non funzionano e dicendo. Quindi perché ci sia secondo me una spinta di investimento privato, noi dobbiamo dimostrare che anche in quello che stiamo facendo un po' siamo riusciti a cambiare le cose, perché sennò diversamente è anche comprensibile che le persone non lo facciano. E quindi è possibile, ma dipende ovviamente da come ci organizzeremo nei insomma, prossimi... Insomma, le ho fatto una domanda un po' annodata. In realtà è questo. Vacanze in Italia, si vive in Italia. Ecco, chi ha le seconde case, perché l'italiano è il mattone. Avere un po' una spinta di dire, vabbè, mi rimetto a posto casa mia. Ma guardi che per esempio nel campo dell'agricoltura è aumentato del 30% negli ultimi mesi la possibilità di giovani che riprendono magari vecchie aziende abbandonate dai loro genitori e dicendo e si ributtano sull'agricoltura. Anche questo, che era considerata ormai una cosa assolutamente... è chiaro che la nostra vita si dovrà riorganizzare ed è chiaro che noi possiamo utilizzare anche come rimbalzo la situazione che è successa. Se ci attrezziamo però per dare fiato e quindi facilitare, incentivare tutta una serie di cose. Lei parla del turismo, è chiaro che noi potremmo in parte sfruttare il fatto che non possiamo uscire dall'Italia e non possono entrare in Italia per potenziare quello che è la struttura nostra utilizzando il turismo del nostro paese. Però dobbiamo mettere, cioè se noi le regole e consentiamo di rimettere in funzione le attività a settembre, è chiaro che abbiamo buttato 4 mesi e abbiamo ammazzato una buona parte del tessuto produttivo. Quindi quando io dico, quando le dicevo che noi spingevamo per fare presto, è perché fare presto significa anche dare la possibilità a tanti di organizzarsi. E questo è fondamentale, riconvertire. Molte cose le capiremo in corso d'opera, sicuramente dovremo tenere la distanza, ma come si realizzerà su una spiaggia sarà necessaria anche l'esperienza per capirlo, ma finché tu non apri quell'esperienza non la puoi provare, quindi ti troverai sempre a fare tutto in provetta e le cose in provetta non si risolvono, bisogna proprio provarle nella pratica. Da radicale e laico qual è, ha fatto ultimamente un gesto forte, diciamo, no? Ha sposato la causa più o meno dei vescovi italiani, perché è andato a leggere il Vangelo in piazza San Silvestro, come per dire perché dobbiamo aprire anche al culto. Ci spiega meglio questa sua, sì, è stata anche un po'... Sì, assolutamente, ma come sempre accade. Ma perché tutti coloro che hanno criticato, soprattutto hanno criticato io, Mangiapreti, poi non sono mai stato Mangiapreti, sono un laico, però hanno criticato il fatto che io avrei utilizzato questa cosa. Io non l'ho fatto ovviamente per la religione cristiana, per quella buddista o per quella musulmana, io l'ho fatta perché abbiamo un diritto costituzionale che è quello del culto, che è il culto di tutti. Io infatti se non avessero poi trovato un accordo, per fortuna il giorno dopo, io sarei andato al ghetto a leggere la Bibbia, sarei andato alla sinagoga, perché è del tutto evidente che difendo un principio costituzionale, non difendo il diritto solo della Chiesa di poter fare le messe e dicendo. In tutto questo ci sta un pezzo di ragionamento che mi riporta a quello che le dicevo all'inizio, ci vuole il buon senso. Cioè tu devi, io perché ho fatto questa disobbedienza civile? Perché la ritenevo questa cosa sbagliata e ingiusta. Perché se noi per 2 mesi, in presenza del virus, con tutti i problemi che avevamo, considerando l'alimentarsi un elemento essenziale,
siamo andati tutti i giorni dentro i supermercati a fare la spesa, mettendoci in fila, facendo con la distanza, con le mascherine, dicendo gli assembramenti non sono mancati. Sono state date delle regole e quelle regole sono state rispettate, ma quell'esercizio è andato avanti perché era un bene essenziale. Allora, perché con tutte le regole che si sono date adesso non si sono date prima queste regole e non si è consentito di andare a messa? Peraltro in ogni campo ci si organizza, è chiaro che si possono fare più messe e quindi puoi diluire le persone che vanno, non farla, cioè non facendo, cioè anche la CEI si stava organizzando, quindi tutti si devono organizzare e rimodulare per consentire che sia possibile l'esercizio della fede a qualunque punto sia riferita. Ma se tu elimini, peraltro con un provvedimento amministrativo, una libertà costituzionale, io faccio disobbedienza civile, ma non la faccio per la religione cristiana, la faccio per tutti. E l'avrei fatta anche se fosse uno storico, insomma. Ma io l'ho fatta per i diritti degli omosessuali, esatto. Figuriamoci se no. Ma il problema è la violazione dei diritti e noi quelli li dobbiamo difendere fino alla fine, anche perché poi purtroppo quando accadono poi il rischio è che ci si abitua e un giorno è il culto, un giorno è la corrispondenza, un giorno è il movimento, e noi non possiamo abituarci, anche se c'è una situazione di emergenza, a rinunciare a dei diritti che sono garantiti dalla Costituzione. Chiudiamo con se le va e se le fa piacere. Di recente è stato l'anniversario della nascita di un politico a lei molto caro e legato. Che cosa ha rappresentato Pannella per il suo percorso politico? E faccio sempre le doppie domande, una chiusura un po' di speranza per chi ci segue, che sono veramente persone che si aggrappano come tutti noi a quel briciolo di positività in questo momento di crisi. Pannella ha rappresentato per la mia formazione politica, ma anche umana e personale, una porzione gigantesca, nel senso che io sono entrato nel Partito Radicale che avevo 17 anni e sono rimasto vicino a Marco con i Radicali, ancora adesso sono iscritto, per cui per me è stata il periodo della mia formazione politica, ma siccome Marco diceva sempre che non c'è una grande separazione tra il privato e il politico, anzi lui si adoperava molto perché il privato fosse anche riconosciuto come politico, è chiaro che tutta la mia vita, in tutte le mie qualità e forse anche in tutte le mie miei difetti, è una vita che è positivamente condizionata e influenzata dalla storia e dalla formazione radicale. L'elemento di speranza è che io penso che, un po' di quello che dicevo prima, io penso che non era scontato che il popolo italiano rispondesse in modo così sano e così responsabile a tutto quello che abbiamo vissuto, dimostrando che non c'è nessuna regola che da sola può essere sufficiente a imporci dei comportamenti, dobbiamo esserne convinti. Io penso che a questo popolo adesso dobbiamo dare le condizioni per esprimere ancora di più in positivo e non soltanto contenendo quelle che sono le speranze di questo paese. Se ci deve lavorare il governo, io mi auguro che la classe dirigente abbia un salto di qualità e sia in grado di fare qualcosa un po' più di diciamo di meglio di quello che ha fatto adesso, però siccome la speranza è l'ultima a morire, io penso che dobbiamo lavorare per questo, noi lavoreremo per questo e sono sicuro che anche il popolo italiano ci darà una mano in questo. La ringrazio, onorevole. Grazie a lei. Grazie. Grazie. This is the return of the space cowboy, interplanetary goodbye song. Say the space of Jiva, oh you and I go diva. Maybe I have to get high to get by. This is the return.